Marta Smarrelli, Giuseppe Michele Di Cesare, Simone Marino e Francesco Romano sono le prime quattro lauree magistrali in ingegneria biomedica all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. La proclamazione c'è stata questa mattina al campus di Viale Pindaro a Pescara. Sentiamo il professor Alessandro Fraleoni Morgera. Soddisfazione per loro, ma anche per voi. Assolutamente sì, i ragazzi sono stati bravissimi, si sono laureati in tempo e sappiamo che ci sono già altri iscritti che stanno arrivando. Voglio fare anche i complimenti a tutto il corpo docente come presidente del corso di laurea, perché il corpo docente è stato in grado di dare a questi ragazzi un'ottima formazione, tanto che sono riusciti a pubblicare pubblicazioni scientifiche durante la loro tesi di laurea, cosa che è decisamente non comune. L'obiettivo del corso di laurea è quello di formare ingegneri biomedici e bioingegneri di altissimo livello, garantendo loro formazione e competenze capaci di creare impatti positivi sia sul territorio sia a livello globale. Ma quali sono gli sbocchi professionali? Lo abbiamo chiesto al professor Arcangelo Merla. Sono molteplici, perché un ingegnere biomedico può trovare occupazione nel mondo della sanità pubblica e privata, nell'industria, nella ricerca, come libero professionista. È difficile che un bravo ingegnere biomedico non riesca a trovare lavoro quasi immediatamente. Infatti i nostri ragazzi, alcuni loro, stanno già lavorando. Sono i primi quattro di una lunga serie, no? Si spera. È quello che ci auguriamo. Stiamo lavorando per creare una scuola di ingegneria biomedica che duri nel tempo, di qualità, sfruttando le notevoli, importanti competenze che abbiamo in Ateneo.